Le piadine d'ora in poi le faccio solo così, senza farina e con un ripieno da sogno. Prendo 250 g di carote, le sbuccio e ora grattugio le carote sui fori più larghi. Ora metto le carote in una ciotola grande e ora aggiungo 60 g di farina di mandorle. Diana, se non si ha la farina di mandorle, cosa si può fare? Si possono tritare le mandorle? Potete assolutamente tritare le mandorle oppure usate un altro tipo di farina, non è un problema. Poi aggiungo anche un uovo. Diana, che cos'è che stiamo facendo oggi? Oggi prepariamo delle piadine di carote, facilissime da fare, perfette da preparare in anticipo, per portare al lavoro come pranzo, deliziose. Aggiungo anche un bel pizzico di sale, dell'erba cipollina, essiccata, a me piace tantissimo, ma voi potete mettere anche altre erbe aromatiche. Quindi mescoliamo bene il tutto con la forchetta oppure anche con le mani possiamo mescolare. E allora usiamo le mani, dai. È decisamente meglio, così sentiamo anche la consistenza. Ora prendiamo una teglia, ci mettiamo un foglio di carta da forno e poi guardate un po' qui la consistenza che dobbiamo ottenere. Un composto molto morbido, bagnato, appiccicoso, mi raccomando, le carote devono stare perfettamente appiccicate insieme. E quindi creiamo proprio delle polpette giganti, come questa. Facciamo le polpettone di carote? No! Il polpettone di carote. E questa bella polpetta la mettiamo qui sulla teglia e poi con le mani la schiacciamo del tutto, quindi dobbiamo ottenere un disco abbastanza sottile. Poi se vogliamo farle più grandi possiamo tranquillamente usare una teglia più grande e farle proprio grandi. Ma a me piacciono un po' più piccole perché sono più carine anche. E adesso facciamo anche l'altra. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 o 25 minuti. Controlliamo la cottura, mi raccomando, non bruciatele. Senti Diana, ma ho visto che è rimasto dell'altro impasto, quindi non ne vengono due, ne vengono di più. Ne vengono secondo me almeno quattro, diciamo tre grandi oppure quattro piccole. Quindi queste le facciamo dopo. Nel frattempo prepariamo il nostro ripieno. Prendiamo mezza cipolla, la tagliamo finemente. Poi prendo un peperone rosso e faccio la stessa cosa. Poi prendo anche un gambo di sedano piccolo. Poi prendo una padella, metto tutte le verdure all'interno. Aggiungo un filo d'olio d'oliva, un pizzico di sale, pepe e mi sposto di là ai fornelli. Quindi faccio cuocere le verdure per 5-6 minuti. A questo punto aggiungo 200 g di fagioli cannellini, questi sono dal barattolo, quindi sono già cotti, io li ho scolati e li ho sciacquati semplicemente. Aggiungo anche un pochino d'acqua e poi con il cucchiaio schiaccio i fagioli grossolanamente, in questo modo si creerà una bella cremina di fagioli e faccio insaporire il tutto per 7-8 minuti. I nostri fagioli sono pronti, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Ora prendiamo un avocado maturo, lo tagliamo e poi togliamo la polpa con un cucchiaio e la mettiamo direttamente in un mini pimer. Se non avete il mini pimer potete metterlo in un frullatore, va bene? Assolutamente sì. Metto anche un pizzico di sale. Io metto soltanto del sale e basta, ma se voi volete mettere anche un goccio d'olio o altre spezie potete farlo, ma io preferisco il sapore dell'avocado così com'è. E adesso frullo bene il tutto. Consistenza direi che va benissimo. Allora, le nostre piadine di carote sono pronte, le abbiamo sfornate e anche fatte raffreddare, ma prima di andare a vederle lasciate un mi piace al nostro video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci come solo voi sapete fare e noi saremo sempre qui a cucinare per voi. E vi ricordo che ricette come quella di oggi potete trovarle anche sul nostro libro Zero Glutine Zero Rinunce. Se non ce l'avete ancora vi lasciamo il link qui sotto per acquistarlo oppure lo trovate in tutte le librerie. Eccole qui pronte! Wow! Guardate che meraviglia ragazzi. Ma si piegano benissimo. Si piegano certo, però bisogna comunque fare con delicatezza, ecco, perché comunque non sono le piadine quelle vere tradizionali, però sono un'ottima alternativa. E ora andiamo a farcirle subito con il ripieno che abbiamo preparato. Quindi prima aggiungo uno strato di avocado, poi mettiamo anche una foglia di insalata qui,
Ovviamente voi potete condirle come più vi piace, ovviamente. Assolutamente sì, però secondo me questo ripieno spacca. E poi mettiamo i fagioli che abbiamo cotto prima. Wow. E ora con delicatezza cerchiamo di chiudere il nostro, come lo chiamiamo? Piadino. Piadino. Guardate che meraviglia. Vabbè, la nostra piadina, dai. Il nostro piadino. Il piadone. Mi piace, mi piace. Mettiamo il nostro, la nostra piadina di carote sul piatto. Eccoci pronti anche con il secondo. Guarda che belli. Spettacolari. Facendo, Di, aspetta. Aspetta, dobbiamo fare il video. Mm. Sta già finendo, Diana. Ho mangiato la metà. Come sono? Benissimo. Sì? Mm. Troppo buone.